Come prima impressione, con questo ritmo, potrebbe sembrare un pezzo quasi jazzistico, e invece state ascoltando Beethoven, in particolare la sua ultima sonata per pianoforte, l'opera 111. Il congedo maestoso, titanico, misterioso e a tratti quasi ineffabile di un genio che ha segnato per sempre la storia dello strumento e della musica. C'è una variazione che a molti, diciamo, di prima impressione darebbe un qualcosa di jazz. Io non la vedo così, nonostante sia un carattere molto libero, però sicuramente ha del ritmo feroce, ha del ritmo forte e in quel caso probabilmente gioioso, potrebbe essere il massimo della gioiosità che Beethoven voleva dare in quelle variazioni, tutta in do maggiore, con questi grandi arpeggi esaltati, dove poi con degli sforzati ritorna ad essere il solito compositore che crea l'attimo drammatico, ecco. E poi ci sono momenti in cui si rifugia in dei trilli misteriosi, sembra davvero dialogare con se stesso. Appunto, come diceva Charles Rosen, l'eseguire questi trilli è come se volesse mettere tre piani uno sopra l'altro che si differenziano ritmicamente e vuole creare qualcosa di c'è, non c'è, che va via, e però allo stesso tempo ha questa meravigliosa melodia, così si può chiamare melodia. Momenti di smarrimento estatico, folgorazioni improvvise, eppure Beethoven tiene sempre la barra dritta tra rigore e lirismo, poesia e logica, virilità e tenerezza, ed è sempre indiscutibilmente lui in prima persona, autenticamente e profondamente umano come nessun altro. Ha sempre questa parte forte, forte, ma in realtà tutti i suoi contenuti sono così umani, i suoi temi sono così meravigliosi, anche il virtuosismo è così piacevole sia l'ascoltatore, ha questa fusione di umano e accademico nel senso più statico del termine, e questa cosa da rendere insieme è sicuramente quello che affascina tutt'oggi i pianisti e i musicisti a studiare le sonate teoricamente e praticamente.